adesso e Sono usare lo tutti. stesso Abbiamo microfono in una folla di persone, prima di perché sappiamo che il microfono che noi sanificiamo continuamente diventa un vettore micidiale di contagio. Allora, quello è un cattivo esempio. Quello è un cattivo esempio. Oh, posso dire, Salvini ha dato il cattivo esempio, lo possiamo dire? Sì, ma a te interessa dire che Salvini è un cretino? No, mi interessa che c'è l'esempio di un leader politico davanti a tante persone, perché lì c'è un focolaio. Scusa, io ti sto dicendo. Allora, Salvini, quella roba lì che si vede alle tue spalle non va bene, è vietata dalla legge. Bene? Non si fa. C'è una legge e non si fa. Possiamo dirlo? Lo diciamo. Lo ripetiamo di continuo. Diciamo sempre che Trump è brutto, anche quando Rampini ci dice che magari qualche cosina di buono invece c'è anche negli Stati Uniti. Diciamo che è colpa dei giornali sovranisti cattivi con l'anello al naso. Possiamo dire, una volta... no, va bene. Non sono i sovranisti, sì, è un discorso generale. È un discorso generale. Dell'informazione e riguarda pure gli scienziati. Diamo la colpa a tutti, diamo la colpa a tutti quelli che volete. Gli scienziati sono andati in televisione a dire alle persone dire di non comprare le mascherine e quindi dire, le persone oggi non credono al fatto che se le devono mettere perché gli fa bene. Chi c'è il governo in Italia? I am speaking. Una per volta. I am speaking, scusate. Perché vorrei capire dove vuoi andare a parlare. Se mi ascoltate forse lo capite dove vado a parare. Facciamo concludere. Grazie. Vado a parare che al governo non c'è Salvini. Al governo c'è un governo giallo-rosso che ha fatto un decreto in cui ci sono delle falle e si sentono dire delle cose assurde per spaventare la popolazione, creare confusione negli italiani e utilizzare l'epidemia con uno scopo politico. Questo è evidente. Come ci sono altri che hanno utilizzato il levarsi la mascherina con un fine politico, il governo sta facendo il contrario. Perché ci sono delle assurdità. No, scusami Francesco, con la situazione che c'è, con i numeri in ascesa, con le terapie intensive che appunto si stanno lentamente riempendo, ma come fai a dire che l'obiettivo è quello di creare paura? Ma perché ci sono dei morti, ma non è che non contano niente, ogni giorno abbiamo dei morti. In America ce ne sono 211.000. In America hanno un tasso di mortalità del 2,8 contro il 10,5 nostro, quindi stanno meglio di noi da questo punto di vista. Vabbè, ma quelli lì che muoiono non è che non contano niente. Ma non c'entra che non contano niente. Il punto è che invece di venirmi a dire che devo tenere la mascherina in casa, consigliarmelo o dire che devo tenere la mascherina all'aperto contro il parere di tutti gli esperti, tutti, non di Borgonovo, di tutti gli esperti, forse dovevi preoccuparti, forse perché me lo impone la legge. Ah, cioè fai solo perché me ne impone la legge, ma non perché pensi perché che sia utile la legge. A te, ai tuoi perché amici, io penso ai che tuoi in questo parenti. Momento abbia ragione Corrado, questo studio mi ha fatto sanificare, siamo distanti, ci hanno rotto le scatole per me. In generale, scusa, stai facendo in uno generale, show. Cioè, lo facendo uno show. Non è sto facendo uno show, vi sto dimostrando nei fatti la contraddizione del governo, che tutto vi sto dimostrando nei fatti. Allora decidi tu quando si applica la legge? Allora, abbiamo detto che Salvini sbaglia. Potete dire una volta sì, sbagliano, hanno però fatto c'è un punto. Federico Rampini, scusami.